Questa sera al centro Incontriamoci della parrocchia San Vittorio alla Besurica proseguono gli incontri di approfondimento. Questa sera si parla di famiglia, fare famiglia oggi, e lo si fa con il direttore di Famiglia Cristiana, Don Antonio Fortino. Grazie per essere con noi. Come dicevamo già in apertura, probabilmente il settimanale che entra da più tempo e con più frequenza, direi, nelle famiglie, nelle case degli italiani. Parlare di famiglia oggi? Bisogna parlarne, anzi la sfida è proprio questa, ho scritto il libro La famiglia è una risorsa ignorata, è quella di rimettere al centro dell'attenzione di questo paese la famiglia, perché troppo in fretta abbiamo abbandonato la famiglia come fosse una realtà da rottamare o qualcosa che riguarda il passato. Invece la famiglia è una vera risorsa, bisogna riscoprirla come una risorsa nonostante abbia tanti problemi, perché la famiglia oggi ha problemi dal punto di vista economico, non c'è un clima favorevole alla famiglia, nonostante questo sia un paese, si dice tanto cristiano, ma non fa delle politiche familiari adeguate, strutturali, non quei semplici aiuti e una tanto un bonus. Se questo paese oggi, in un momento di crisi economica, sta in piedi, deve ringraziare davvero la famiglia, perché è il miglior ammortizzatore sociale dal punto di vista dell'occupazione dei giovani. Gravissimo problema che riguarda un giovane su tre in Italia viene ammortizzato dalle famiglie. I giovani stanno in casa fino all'unco, li abbiamo immessi nel mondo del lavoro con la flessibilità, ma è un inganno perché sono precari fino a 30 anni, con la difficoltà di poter pensare a mettere su casa la famiglia. Ma la famiglia si fa anche carico di tante inefficienze istituzionali, come l'assistenza agli anziani o l'assistenza a persone con handicap. 7 casi su 10 sono a totale carico della famiglia. Ma bisogna riscoprire la famiglia. Se questo paese vuole ripartire, deve puntare sulla famiglia, anche perché siamo il paese più vecchio al mondo. Il primo indicatore di povertà di un paese è il calo della natalità. E allora, se non invertiamo questo trend, vuol dire che il paese non guarda al suo futuro, non guarda con speranza al domani. Gli stessi vescovi hanno parlato, riguardo a questo gelo demografico, di suicidio demografico. Ora noi ci stiamo suicidando dal punto di vista demografico e nessuno che pensa a fare una politica che dia davvero un sostegno concreto, forte, ma reale, perché di parole a ogni tornata elettorale la famiglia di promesse ne riceve sempre tantissime, ma ai fatti concreti non c'è mai un riscontro serio. Direttore, accantonando per un attimo la questione istituzionale, che è peraltro fondamentale, cioè anche della mancanza del sostegno dal punto di vista delle leggi, dal punto di vista strutturale, verissimo quello che diceva, ormai la famiglia è il miglior welfare state di se stessa e di chi ha bisogno nella società. Ma facciamo un passo indietro, lei all'inizio di questa risposta diceva la famiglia oggi è in crisi. Perché la famiglia è entrata in crisi? Ma è entrata in crisi perché si pensa che non sia un'istituzione adeguata ai tempi, che sia qualcosa che andava bene nel passato. È entrata in crisi perché sono entrati in crisi tanti valori e dei valori di riferimento. E per cui, a mio parere, troppo presto si è data per morta l'istituzione famiglia. Non perché ha dei problemi, noi dobbiamo aumentare questi problemi. C'è quello che il Papa chiamava come relativismo morale, che non vorrebbe avere più nessun punto di riferimento, compreso il punto di riferimento della famiglia, per cui anche a livello internazionale ci sono tanti attacchi alla famiglia, per cui anche nei documenti ufficiali non si parla più della differenza di genere, per cui vengono a mancare questi riferimenti, in modo tale che in questo relativismo morale che dilaga, qualsiasi forma di unione venga spacciata per famiglia. Io credo che bisogna un po' ritornare ai valori, bisogna ritornare al riconoscimento del ruolo pubblico e sociale che la famiglia ha e che gli spetta per l'educazione e la crescita dei propri figli, perché, ripeto, la famiglia va vista come un capitale umano, sociale e anche economico, per cui bisogna resistere a questi attacchi e legati all'assenza di valori, a una morale fedatea, a un relativismo generale, e riproporre la famiglia come un valore. E a maggior ragione
Un paese così cristiano dovrebbe raccontare la bellezza della famiglia, essere cristiani noi raccontare la bellezza del matrimonio, pur con tutte le difficoltà che ci sono. Sono dati abbastanza recenti che nel biennio 2009-2010 ci sono stati 30.000 matrimoni in meno. Questo dipende da problemi economici, per cui oggi i giovani convivono perché il matrimonio costa e in un momento di crisi non pensano a sposarsi, ma sono calati i matrimoni perché è mancato anche un quadro di riferimento, di valori e di speranza nei confronti del futuro. Perché in passato, anche in tempi di crisi economica, come sono stati i tempi del dopoguerra, però la gente pur nella povertà pensava alla famiglia perché aveva dei quadri di valori, un quadro di riferimento che guardava al futuro con più speranza. Oggi i giovani che guardano al futuro non hanno la stessa speranza che c'era in passato. Ecco, infatti proprio sulla scorta di questa analisi, quindi di questa difficoltà complessiva del contesto nel quale si inserisce la famiglia, può essere che forse anche la Chiesa possa e debba trovare un modo nuovo e diverso di farsi vicino a chi ancora famiglia non è e può diventare, e alle famiglie che invece già ci sono, proprio perché il contesto intorno è diverso da quello che era 50 anni fa, e quindi magari anche alla Chiesa è chiesto un modo diverso, anche agli operatori di pastorale. Io credo che la Chiesa debba ripartire da una nuova pastorale, ci vuole anche una nuova fantasia. La peggiore tentazione per i preti, per le parrocchie, per la Chiesa è quella di ripetere la catechesi che si è fatta in passato, ignorando che i tempi sono totalmente cambiati. E bisognerebbe mettere al centro l'istituzione famiglia, al centro della pastorale, considerare la famiglia come piccola chiesa domestica e la parrocchia l'insieme di tante chiese domestiche. Più che fare una pastorale sezionata per i ragazzi, per i giovani, per gli adulti, eccetera, forse anche la Chiesa può ripartire per una nuova pastorale mettendo al centro la famiglia. C'è una nuova sensibilità in questo, altrimenti rischiamo davvero di perdere le nuove generazioni. L'educazione e la formazione cristiana non può essere semplicemente legata alle tappe legate ai sacramenti come dei passaggi obbligati. La stessa educazione all'amore e alla famiglia deve essere una preparazione remota. È impensabile immaginare che ci si possa preparare al matrimonio riservando la preparazione semplicemente poche settimane prima del matrimonio come un passaggio obbligato per potersi sposare in chiesa. La preparazione al matrimonio in un mondo che banalizza valori come il matrimonio, impegni duraturi e la stessa vita, è una preparazione remota che nasce nella famiglia, va accompagnata lungo il cammino. I giovani devono essere educati e preparati all'amore alla famiglia lungo l'arco della loro crescita, per cui anche la Chiesa deve cambiare moltissimo per quanto riguarda la pastorale, altrimenti rischia di essere sempre più isolata e di perdere le nuove generazioni, le nuove coppie, le nuove famiglie. Direttore, le faccio un'ultima domanda. Credo che il suo sia un osservatorio privilegiato, innanzitutto perché è comunque una testata giornalistica, per cui un bacino certamente più ampio di quello che uno può avere nella sua quotidianità, ma poi il tipo di giornale nel quale lei lavora. C'è comunque qualche segnale positivo, qualche esperienza che anzi si potrebbe riproporre in altri ambienti, quindi far vedere qualche germe che sta crescendo di positività, di una famiglia nuova che sta venendo fuori? Beh, le famiglie credo che abbiano un po' perso la pazienza ad essere sempre quelle su cui si scarica tutto, tutti i problemi, e cominciano a essere anche un interlocutore valido nei confronti della politica. Cito come esempio il forum dell'associazione familiare, che aggrega quasi 2 milioni di persone, enti e associazioni varie che si interessano direttamente e indirettamente della famiglia, sono un segnale positivo, così come l'associazione delle famiglie numerose. Sarebbe bello vederne un po' più frequente queste famiglie numerose, perché dove ci sono i figli c'è davvero vita, c'è davvero speranza, c'è davvero futuro.